l'Italia non è un'isola felice dove non succede nulla. E quindi tutte le notizie che arrivano, tipo quella di Brescia, sono notizie che devono tenere l'allarme alto, come mi sembra che ci sia oggi come oggi, se vengono trovate queste cellule di islamiche, vuol dire che le forze dell'ordine stanno lavorando e stanno, a mio parere, comunque stanno lavorando ottenendo dei risultati, bisogna dirlo, non si può non ammetterlo. Mentre stava andando in onda il servizio su Gorizia, sì, sono andato a guardare su internet, e su internet c'era una notizia che va nella direzione di quello che sto dicendo: chiudono la polizia postale e gli uffici di frontiera, dove? A Gorizia, era una notizia di Gorizia, quindi, e qui va nella direzione che dico, perché nonostante Alfano? Perché nell'anno 2014 il signor Alfano ha chiuso numerosi uffici di polizia postale sparsi sul territorio nazionale. Gli uffici di polizia postale non controllano se Gianmarco Centinaio ha mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno o no. Gli uffici di polizia postale sono quelli che in questo momento stanno controllando tutte quelle persone che su internet, sui social network, utilizzano tutti gli strumenti informatici. La rete per far che cosa? Per fare terrorismo. Quindi nel momento in cui noi smantelliamo la polizia postale, non solo quella di Gorizia, perché nel 2014 ne sono state smantellate tantissimi di uffici di polizia postale sparsi sul territorio nazionale. Per ragioni economiche, credo. Per ragioni economiche. Nel momento in cui noi smantelliamo questo, non possiamo andare in giro a dire che vogliamo fare i fenomeni. E dico, la polizia sta lavorando nonostante Alfano, e continuerò a dirlo, nonostante questo ministro dell'interno.